Monza, Toscana. Una pazzia che si può fare in un giorno? Guarda che la scintilla, vai! Welcome to Mugello Circuit. Ce la faremo. Dovremo farcela per forza. Ciao a tutti amici, benvenuti o bentornati sul canale di Paul. Questo nuovo video incomincia sabato 17. Abbiamo un po' la voce bassa perché sono le 22:38. E domani io, Belle, faremo una pazzia. Almeno, per quanto mi riguarda, è una pazzia. Calcolando che io ieri ho fatto la prima dose di vaccino, quindi ho un po' il braccio ancora indolenzito, diciamo, non sono al 100% della mia forma, ma bensì, passando alle cose succulenti, alle cose interessanti, domani, domenica 18, prenderemo Super Duke insieme a Belle e andremo in Toscana. Saremo esausti dalle curve che faremo, come potete ben vedere, attrezzatura già pronta, e domani la sveglia sarà abbastanza presto, circa per le 5:30, 6. Quindi ragazzi, che dire, andiamo a nanna, che domani mattina ci tocca un bel po' di chilometri e di curve, che spettacolo. Andiamo raga. Ed è proprio qua che inizia l'avventura di oggi. Direzione Milano, e in questo preciso istante ci dirigiamo in A58, dove andremo a recuperare Belle. Quindi non mi resta che fare questo tratto di A4 per poi rivederci dopo. Ed eccoci qua alla famosa piazzola di sosta. È arrivato anche signor Belle. Siamo anche noi. Mi raccomando, passate dal suo canale Nike, ve lo lascio sotto in descrizione, per vedere appunto questo video, questa pazzia che stiamo andando a fare, perché effettivamente È una pazzia, è una cosa ignorante. Cioè. Monza, Toscana. Una pazzia che si può fare in un giorno? Lo scopriamo insieme. Partiamo. Roncobilaccio. Dai, bisogna fare benz. Guarda lo passo della puta, zio. Dopo dannate ore di autostrada, ci siamo. E finalmente abbiamo trovato la stazione di servizio. Belle è in riserva spianata. Ragazzi, ci vediamo sulle curve, quelle che piacciono a tutti noi, futuraticosa. Ebbene sì amici, lo vedete bene, passo della raticosa. Andiamo bro. Vediamo se questi 300 km di autostrada sono serviti. Vediamo se questo passo è degno. Ah, un po' di buchettine, eh. Mia raga, che strade! Voglio vivere qua io, raga! Ditemi quanti di voi sono stati in Toscana o abitano in Toscana, che si fanno tutti i giorni questi passi meravigliosi. Mamma mia, le fiamme Super Duke dell'inferno, anche sul passo del Raticoso. Questo è il mio Gardaland, raga. Mamma mia, l'ingrandimento col Pantani, attenzione, minchia, si scannano anche loro. Ed eccoci arrivati allo Sciarre Raticoso, raga. Mamma mia. Buongiorno. Porca troia, raga. Piacere. Eccolo. Allora, come va? Raga, siamo arrivati. Lo chalet Raticosa, passo della Raticosa. Abbiamo già trovato dei ragazzi, raga. Spettacolo. Pizza. Lo conoscete? Ma chi mi conosce? Conosci? Salve. Bravo. Tutti. Salvo. Salvo. Mingo. Lemon. E beh, Belle. Belle per forza. Chalet Raticosa. Adesso penso che comunque andremo giù. Faremo, penso, la colla, la sambuca, il gioco. Adesso non so l'ordine ben preciso. E poi andremo a mangiare qualcosa di interessante, perché tra poco si è fatta l'ora di pranzo. Scusate per il vento, ma qua c'è sempre così, è sempre così. Ciao mamma. È per associare. Come avete visto, pizza. Adesso ci porta a fare i passi. Dai, sporgiti, pizza!
piano, eh. Bravo, bravo pizza. Destra e sinistra così cattivi. Per terra è una pigna in faccia, zio. Ma è un sinistra con un subito un destra in percorrenza, guardalo qua, che chiude anche molto. E siamo arrivati, raga. Zio, dammi un pugno. Non è che se non gratti il ginocchio vuol dire che non vai. Guarda che tu vai e vai anche bene, ti muovi anche bene, quindi complimenti. Siamo arrivati sul passo gioco? Sì. Passo gioco, abbiamo trovato un ragazzo, un iscritto. Chi sei? Luca. Luca. Spettacolo. È un po' timido. Come avete visto il gioco è abbastanza divertente, molte curvettine che ondeggiano in mezzo a questi paesaggi pazzeschi. E adesso gli altri ragazzi sono dentro. Sono dentro che andiamo a mangiare qualcosina. Ciao! Perfetto. Abbiamo trovato un altro iscritto. Chi sei? Federico. 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 Perfetto. Fotina. Grazie mille. Buon appetito. Bella. Ciao. Buon giro. Grazie. Ne vedo uno che manca. No. È già arrivato il cibo, raga. Legna veramente. Che spettacolo, siamo qua con pizza, come avete visto. Salvo, che hanno raggiunto Gian e Adina. Adina. E poi vabbè c'è il classico video. Ma io sono sempre qua, ragazzi. Madonna. Ma vi siete iscritti al canale? Andate iscritti. Che spammone. Che spammone. Sembra giusto comunque. No, bene, iscrivetevi giusto, al canale di Belle. Sì. Finito l'antipasto, è arrivato il primo, e che primo oserei dire, tagliatelle al ragù di cinghiale. E abbiamo finito di pranzare, e che pranzo oserei dire, è ora di tornare giù, e oggi abbiamo deciso di, così dal nulla, fare muraglione. Sono pieno di cinghiale. Il gioco è in discesa per digerire, ok, mi piace. Guarda come se la pennella è in doppio, Gian. Questi posti sono belli. Guarda che la scintilla, raga! In doppio. No, zio. Passi qua in Toscana, raga, io li adoro, boh, più forte di me. Mamma mia, raga, Mugello, welcome to Mugello, raga, welcome to Mugello Circuit. Siamo, probabilmente siamo sul passo del muraglione. Non voglio dire una cazzata, ma sembra, eccolo lì. Davanti abbiamo un bel GSX di Willy. E davanti ancora, guardatelo là, il bel panicolone di Belle. Mamma mia. Prima volta il muraglione, raga.
sempre di più sto pass. Ecco il muraglione. Welcome to Muraglione, raga. Non si scherza per un cazzo. Pausettina fatta al passo del muraglione, l'avete visto. Spettacolo, cioè nel senso fuori dal normale, bellissimo. La prima volta che lo facciamo, amici, mi è piaciuto. Mi è piaciuto abbastanza, ci siamo già fatti una cochina. Abbiamo fatto due chiacchiere, devastante, il gruppo è magico. Ci siamo divertiti davvero tanto, ragazzi. Zio. Zio. Arriviamo a noi. Sei pronto per il ritorno? No, per un cazzo. Questo è il degenero perché siamo stanchi. Siamo stanchi, ma stasera vedremo se sarà fattibile Bergamo, Toscana, Toscana, Bergamo in giornata. Questa è una sfida. Ci piacciono queste sfide. Bravo. Che voto gli diamo? 10. Spettacolo. Pizzetta mia, ci salutiamo qua. È stato un piacere. Volentieri, ti aspettiamo. Salvo, è stato un piacere. Perfetto, raga. Zainettino, e tempo di tornare a casa. Purtroppo anche le cose belle finiscono. Bro, è stato un piacere. Grazie mille, grazie mille. È stato un piacere, brava Zavorrina. E adesso è ora di prendere l'autostrada. Siamo entrati in autostrada e adesso ci aspettano tre belle ore di autostrada. Ce la faremo? Dovremo farcela per forza. Siamo a Bergamo! Sono le 9:30 di sera e siamo a Bergamo. È 12:30 che siamo in moto. Ragazzi, sta per finire questa avventura, questa pazzia. Tra poco, bro, è l'ora di salutarci per questa pazzia. È stata molto intensa, molto stancante, ma molto figa. Bro, è stato davvero un piacere grandissimo. Condividere questa giornata con te è davvero stato il top. E da qui questo video giunge al termine. Volevo ringraziare di cuore tutti coloro che hanno reso questa giornata davvero pazzesca e indimenticabile. Grazie ai nostri amici toscomigliani che ci hanno accolto come sempre a braccia aperte. Grazie a tutti i ragazzi che ci hanno riconosciuto chiedendoci una foto, chiedendoci un saluto, una chiacchierata che sia, davvero fa piacere. Ovviamente grazie al mio compagno di viaggio Belle, che ha reso anche lui questa giornata davvero ignorantissima e indimenticabile. Che dire, iscrivetevi al canale, mi piace come sempre, passate dal canale di Belle e ragazzi ci vediamo in un prossimo video.